insegnante di diritto di economia della mia scuola e vengo qua in rappresentanza anche degli altri colleghi che con me hanno collaborato, la professoressa Bergamaschi e il professor Armaloli, colleghi di Italiano e Storia, io insegno diritto e economia. Insieme abbiamo diciamo dato vita a questo progetto. Il progetto è nato, come adesso meglio vi racconteranno i ragazzi, dalla vicinanza diciamo con un luogo particolare che è il poligono di Tiro, che è vicinissimo alla nostra scuola, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg. Da questa vicinanza, da questo luogo diciamo storico in cui tutti gli anni avviene la celebrazione dei fucilati al poligono di Tiro e dalla frequentazione diciamo così di far partecipare a delegazione degli studenti della nostra scuola, è poi nata l'idea di elaborare un progetto che adesso vi racconteranno i ragazzi. Mi scuso, ma purtroppo per un problema tecnico è successo che insomma io la mia chiavetta con il lavoro da presentare stavamo cercando di recuperare, purtroppo non ce l'ho, quindi le immagini vi rimanderò a quello che potrete vedere sul sito. Allora, con noi diciamo il nostro ente partner è stato l'archivio dell'Istituto per la Storia e la Memoria del Novecento, l'Istituto Pari di Bologna. Qui è presente il direttore Luca Alessandrini, che ci ha ovviamente supportato in questa attività. Abbiamo collaborato, come è stato detto, con Ampi e con i quartieri, diciamo, quello della nostra scuola, che è il quartiere Neville, anche con i quartieri limitrofi, il quartiere Reno e il quartiere Borgo Panigale. Ecco, io non vorrei portare via troppo tempo ai ragazzi, quindi darei a loro la parola per spiegare un attimo un po' come si è svolto il lavoro. Faccio solo una puntualizzazione: il lavoro si è sviluppato, partito l'anno scorso, perché il bando ovviamente prevedeva diciamo l'avvio del lavoro nell'anno scolastico precedente, ma nella nostra idea il lavoro continua, nel senso che abbiamo scoperto che in realtà l'approfondimento di questa tematica diciamo richiede ulteriore tempo, per cui continueremo sicuramente a sviluppare e implementare anche nel nostro sito diciamo la ricerca relativa a questo luogo, tant'è che i ragazzi che adesso parleranno sono ragazzi di due classi, una classe seconda e una classe terza, che hanno raccolto la staffetta dai ragazzi delle classi quinte dell'anno scorso, che purtroppo non sono potuti essere qui presenti, e proprio perché il lavoro ha avuto una continuità, è cominciato con le quinte una piccola collaborazione dei ragazzi più piccoli, adesso i ragazzi più piccoli continueranno comunque su questo lavoro. Quindi do la parola ai nostri ragazzi della terza GR e della seconda C. Okay. Ciao a tutti, sono Kevin Lagiusa, sono qui con i miei compagni di scuola, Sofia Rinaldi, Alessandro Zenga e Nicola Tamarri, e rappresento l'Istituto Rosa Luxemburg. Adesso leggerò il mio discorso. Rappresentiamo l'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, che l'anno scorso ha partecipato al concorso Io amo i beni culturali del Ministero dei Beni Ambientali e Monumentali con il progetto intitolato Libertà sotto tiro. A pochi passi dalla nostra scuola, in via Gucchi 98, nella zona di Santa Viola, tra il quartiere Reno e il quartiere Navile di Bologna, si trova il poligono di tiro nazionale, che fu teatro tra l'8 settembre del 43 e l'aprile del 45 di numerose fucilazioni, non solo di partigiani, ma di chiunque non risultasse allineato col regime nazifascista. Dal 2006, ad ogni terza, a fine di ottobre, decade una delegazione di docenti e studenti del Rosa Luxemburg che partecipa alla commemorazione che si tiene per ricordare le vittime presso il Cippo, collocato di fianco al poligono, che fu fatto erigere nel 1955 dalla Giunta Comunale di Bologna, guidata dall'allora sindaco Giuseppe Dozza, e che reca una lapide con la dedica della città di Bologna e l'indicazione del numero approssimativo dei fucilati, stimato nell'immediato dopoguerra intorno ai 270. Da ciò è nato il primo obiettivo che ci ha spinto alla partecipazione al concorso ed all'elaborazione del progetto: dare un nome, un volto ed una storia ad ognuna delle vittime per ricostruire un pezzo di memoria del nostro territorio.
Il progetto Libertà Sotto Tiro si è proposto di adottare e di valorizzare il luogo col monumento ai caduti nell'ambito delle iniziative per celebrare i 70 anni della liberazione, realizzando un lavoro di documentazione e ricerca che rintracciasse i nomi di tutti coloro che sono stati effettivamente uccisi al poligono di tiro di Bologna, bolognesi e di altri paesi e città italiane, ma anche di altre nazioni, nomi, volti, storie che il tempo in gran parte ha disperso in database di province diverse, col rischio di perderne il ricordo, riducendo le reali dimensioni del fenomeno, con ciò anche rischiando di svalorizzare il ruolo della resistenza nel processo di liberazione e democratizzazione della vita politica ed istituzionale del nostro paese. La ricerca si è proposta inoltre di ricostruire anche gli eventi collettivi e personali legati alle singole fucilazioni e il percorso umano, le scelte di vita e di lotta delle figure dei fucilati. Le azioni per le quali furono arrestati e condannati, oltre alla valenza storica del luogo durante l'occupazione. Lo studio si è articolato su 2 anni scolastici ed ha coinvolto classi diverse. All'inizio 2 classi del triennio, poi da quest'anno scolastico siamo subentrati noi, la terza GR e la seconda C, che siamo sia del triennio che del biennio e che abbiamo raccolto... e che abbiamo raccolto il testimone lasciato dagli studenti precedenti, continuando il lavoro secondo la prospettiva delle staffette della memoria. Prima della nostra ricerca si conoscevano i nomi esatti e la storia solo di 69 fucilati al poligono di tiro. In altre zone, magari a Modena, Ravenna, Forlì Cesena, se ne conoscevano altre che qui avevamo dimenticato. Il nostro lavoro ha permesso di riallacciare tanti fili che si erano spezzati e ha consentito di rimettere assieme pezzi che si erano separati di questa parte di storia locale così dolorosa. Le classi che ci hanno precedute sono state protagoniste della prima fase, hanno lavorato inizialmente sul libro verde dell'antifascismo bolognese di Albertazzi, Arbizani e Onofri in DVD, che contiene circa 20.000 biografie di antifascisti, partigiani e vittime del fascismo, nati nella provincia di Bologna o residenti a Bologna tra 1943 e 1945. Grazie alle competenze informatiche sono riusciti in poco tempo, nonostante la grande quantità di pagine e dati, a selezionare i nomi di coloro che nel bolognese erano conosciuti già nel dopoguerra come vittime delle fucilazioni al poligono, o semplicemente vittime di fucilazione. Alcune date ricorrenti in queste morti hanno consentito di cominciare a comporre un quadro complessivo delle fucilazioni, attraverso la contemporanea ricostruzione del clima generale e degli eventi rilevanti nella Bologna degli anni della lotta di liberazione, portando ad una decina il numero delle fucilazioni dalle 3-4 iniziali e a circa 108 il numero dei fucilati identificati. La svolta nella nostra ricerca, però, è intervenuta nel momento in cui abbiamo avuto accesso ai dati contenuti negli archivi della prigione di San Giovanni in Monte, conservati presso il carcere circondariale della Dozza. Grazie ai fogli matricolari fotografati è stato possibile moltiplicare il numero delle date di fucilazione conosciute e il numero dei fucilati restituiti alla memoria, precisando cause e circostanze delle loro morte. Soprattutto a noi di terza e seconda è toccato il lavoro più minuzioso delle ricostruzioni biografiche, della riflessione sulle condizioni collettive e personali che hanno portato alla scelta dell'antifascismo e dal prezzo personale pagato da tanti che tutto ciò ha comportato. Con il lavoro che abbiamo fatto in classe abbiamo effettivamente avuto una visione diversa della resistenza e della lotta di liberazione, ma anche del modo di studiare e fare storia, per certi versi più tecnologico e più capace di coinvolgere dei giovani. Abbiamo avuto un approccio diverso alla storia, anche nello spenderci in attività che sapevamo non essere solo una ricerca per la scuola, ma uno studio che interessava anche altre persone al di fuori della scuola, e questo ci ha incentivato ancora di più. Siamo soprattutto stati impressionati dal numero di morti, di
giustiziati di torturati che abbiamo dovuto scorrere negli archivi e su vecchi documenti per scovare i nomi di coloro che avevano trovato la morte al poligono, in molti casi vittime innocenti. Ci ha anche fatto pensare la storia di vite semplici, che per scelte ideali sono state spezzate giovanissime, oppure quelle di persone benestanti ed affermate, che avrebbero potuto vivere comodamente e che invece hanno accettato di mettere tutto in gioco per ragioni politiche o morali. Per noi oggi collegarci ai fatti di questo passato è difficile, perché in famiglia i nostri genitori o anche i nostri nonni raramente ci parlano di queste vicende, dato che molto spesso non le hanno vissute. Molti di noi provengono da altre terre e sono lontani ancora di più da fatti che invece dovrebbero conoscere, perché comunque hanno contribuito a creare la realtà presente nella quale anche loro stanno vivendo. Per questo crediamo che sia importante che la scuola e le altre istituzioni favoriscano le occasioni per far conoscere questo passato e recuperarne la memoria. Per concludere con un bilancio, possiamo dire che ad oggi siamo stati in grado di ricostruire le circostanze di almeno 21 fucilazioni, 5 delle quali delle rappresaglie naziste, ed abbiamo e abbiamo preso i nomi e le storie personali di circa 138 vittime della violenza nazifascista che sono state fucilate al poligono di tiro di Bologna tra il 30 dicembre del 1943, data della prima fucilazione, e il 18 aprile del 1945, l'ultima a pochi giorni dalla liberazione. La maggior parte delle donne e degli uomini che sono stati giustiziati erano giovani, di scarsa scolarizzazione, di umili condizioni sociali, che hanno combattuto per garantire a sé e alla comunità un paese libero e democratico, in cui gli uomini potessero rispettare sé e gli altri, dando a tutti un'opportunità, secondo quello che oggi ci garantisce la Carta Costituzionale, che anche il loro sacrificio ci ha guadagnato. La libertà è sempre sotto tiro, oggi più che mai. Ma il sacrificio dei tanti che si sono battuti per riconquistarla ci ha indicato anche come sgombrare il campo da tutto ciò che la minaccia, l'impegno personale, il superamento dei meschini egoismi e il perseguimento del bene comune. Grazie. Grazie.